La più cordiale buona serata a tutti, amici appassionati di atletica, di corsa su strada in particolare. Eccoci qui al quarto appuntamento degli 11 dell'edizione 2017 del Fosso Bergamasco. Siamo alla 18ª edizione e per questa quarta prova l'appuntamento è a Val Brembo con la ormai classica Val Brembo al galoppo. Una gara veramente bella, una gara che è riuscita comunque nel corso di tutti questi anni a dare davvero un impulso importante, se vogliamo, a quella che è la manifestazione. Del resto l'organizzazione affidata agli amici dei FODIPE, come vengono chiamati, è davvero un punto fermo, è davvero un riconoscimento importante, insomma, anche se c'è da dire, ma non per colpa naturalmente degli amici dei FODIPE, ma c'è da dire in particolare che il maltempo proprio per la gara di Val Brembo è una classica, è un appuntamento quasi irripetibile. È stato così anche in questo venerdì di maggio, quando dopo una bella settimana, tutto sommato, dopo un tempo discreto, eccolo arrivare l'acquazzone, o perlomeno gli acquazzoni che hanno tenuto lontano alcuni, non tanti però, lo dobbiamo dire, dei partecipanti. E qui viene il bello di tutta la manifestazione, non soltanto questa di Val Brembo, perché pensate un po' che erano circa in 400 ancora alla partenza nonostante il brutto tempo, e saranno alla fine, vi do l'indicazione esatta proprio di tutti coloro che hanno portato a termine la gara, esattamente 370, manco a dirlo, l'ultimo lo possiamo anticipare, credo che nessuno si offenda, Enrico Celeste Turri. Insomma, appuntamenti importanti, appuntamento anche, lo dobbiamo dire, con atleti di un certo prestigio per quanto riguarda questa manifestazione che, come ho detto, si svolge nel centro di Val Brembo, il paese che è noto per altre, diciamo così, attrazioni particolari che ci sono proprio in particolare nel paese, ma che soprattutto è noto per quanto riguarda gli appassionati di atletica per la grande, diciamo così, grande organizzazione, ma soprattutto il grande fermento che opera all'interno dei FODIPE.
È tutto pronto ormai, vedete, guardate, guardate che acqua sta scendendo, qualcosa di incredibile, dicevo, è tutto pronto ormai a dare il via alla manifestazione di questa quarta prova della classicissima Fosso Bergamasco 2017. Guardate un po', la Val Brembo al galoppo ancora una volta deve fare i conti con questo acquazzone che ha colto, non dico impreparati, ma quasi impreparati, ma quasi non tanto gli organizzatori che già sapevano dell'incombere del brutto tempo, ma soprattutto di tutti gli atleti. Allora, la prova si chiama Val Brembo al galoppo e giustamente qui si dovrà andare per forza al galoppo perché con questo brutto tempo non ci sono grandi possibilità di ottenere nei tempi record su quello che è il giro comunque previsto e che è come al solito, diciamo così, un po' anche se vogliamo il fiore all'occhiello, vale a dire un giro che tocca un po' il centro della piazza centrale dell'abitato di Val Brembo, che si dovrà compiere su due giri e poi l'intorno, diciamo, tutto quello che fa da contorno al paese stesso, vale a dire l'interlanda del paese, con un passaggio molto bello vicino al fiume, un passaggio che comunque è sempre suggestivo, se vogliamo, al fiume Brembo, insomma. Ed eccoli qua pronti alla partenza, qualche attimo di attesa, devo fare una precisazione, queste sono immagini e lo ringrazio davvero con un grande cuore, immagini del nostro improvvisato ma sempre bravissimo collaboratore Floriano Beltrami, che anche in questa occasione ha sostituito il sottoscritto impegnato in altre cose e che non poteva esserci. E guardate la partenza, vedete, nonostante il brutto tempo, l'esercito dei marciatori oltre 300 oltre 400 che si sono dati appuntamento e che sono lì per partecipare a questa manifestazione. Allora non c'è molto da dire, il cielo l'avete visto anche in apertura e plumbe, un cielo che minacciava pioggia, pioggia che si è scatenata durante tutta la gara, ma che praticamente, ecco qua ancora un passaggio, vedete il nostro Floriano si sposta in motocicletta, riesce a cogliere in diversi punti battistrada e dicevo che la pioggia che ha accompagnato tutti i partecipanti. Vi ricordo alla fine poi ci saranno le premiazioni, questo sarà un servizio più o meno dalla stessa lunghezza degli altri e vediamo qualche passaggio lì davanti se riusciamo ad andare ad interpretare, se vogliamo, insomma, i migliori qui con il pettorale 311 c'è Rasgani, Jacin Rasgani, poi li abbiamo visti lì davanti Mattia Bertocchi, c'è per il Gavverto Alessandro Spanu, Cristian Terzi dell'Atletica Valli Bergamasca, insomma i migliori, almeno mi è parso di vedere. Non ho visto Mauro Arnoldi, no, c'era anche Mauro Arnoldi, c'era Federico Baracchetti, ma non vorrei tralasciare qualcuno e se lo faccio chiedo scusa, ma davvero i migliori erano lì davanti. Abbiamo visto anche Simone Fornoni, abbiamo visto Simone Oprandi transitare, insomma, e qui siamo intorno ormai alla 40ª, 50ª posizione. Vedete che transitano proprio su questo tracciato un gruppo folto. Siamo appena partiti, per la verità. Purtroppo non avremo le immagini come siamo abituati a darvi sia per questa gara di Val Brembo né per l'altra, quella di Bariano. Avremo una sola telecamera che però non sarà fissa. Voi siete abituati a vedere la telecamera alla partenza di Emi Moretti e la telecamera sul tracciato del sottoscritto. Invece qui ci sarà solo la telecamera di Floriano Beltrami che, come ho detto, ringrazio. Attenzione anche alle prime per quanto riguarda il passaggio al femminile, non ho visto chi è transitato per prima, naturalmente è difficile poi, però siccome c'è la presenza di Simona Milesi siamo sicuri che la vincitrice delle tre gare fino a qui disputate del Fosso Bergamasco, la Simona Milesi, sarà ancora lei a essere la donna da battere. Però attenzione perché c'è una Luisa Gelmi che ritorna alla portacolori del Gav dopo le assenze nelle prime gare. Ritorna a competere e a gareggiare anche nelle gare del Fosso Bergamasco e Luisa Gelmi, voglio dire, assieme anche a Silvia Cuminetti, per la verità, sono atlete che possono in qualsiasi momento impensierire
la Simona Milesi. Poi dietro, per quanto riguarda l'aspetto femminile, le altre, vale a dire la professoressa Lilia Rita Quadri, sempre presente, sempre bravissima. C'è Daniela Rota, altrettanto brava, insomma davvero Monia Acerbis, e poi la Roberta Locatelli, insomma davvero tutte le migliori, con Nadia Calvi a controllare anche da vicino la situazione per quanto riguarda le prime. La Sonia Opi, anche lei, la Jessica Regazzoni, insomma un bel gruppo di ragazze che hanno voluto esserci a questa quarta prova. Voi sapete che poi il circuito, insomma è inutile dirlo, si basa sulle 11 prove della stagione, e dunque tutti vogliono essere presenti, partecipare. E due parole sugli amici dei Fodipè, mentre c'è le immagini sul primo passaggio, anche se i migliori sono già passati nel punto di partenza, vicino alla chiesa, insomma qui arrivano da dietro e passano vicino alla chiesa. Dicevo due parole per completare praticamente quello che vi ho detto per quanto riguarda i Fodipè, un gruppo molto eterogeneo, dai giovani ragazzi, signore, ai giovani, e soprattutto anche a coloro che nel gruppo ci hanno creduto sin dall'inizio e che da sempre sono partecipi delle manifestazioni che il gruppo di Val Brembo organizza. Ebbene, sono tante e sono sempre in fermento, come ho detto, gli amici dei Fodipè, a dimostrazione che credono in quello che stanno facendo, ma soprattutto vogliono far capire che correre, camminare assieme, gareggiare, insomma al di là del risultato, al di là di dove si possa arrivare, è sempre bello e piacevole per tutti. Eccoci qui, siamo, oserei dire, e spero di non offendere nessuno, io non c'ero naturalmente alla manifestazione, ma mi pare di capire anche dall'andatura siamo quasi diciamo, nella parte più bassa del gruppo. Dopo la metà del gruppo stesso, e qui c'è il passaggio al termine del primo giro, dunque avremo ancora un po' di immagini a disposizione da parte del nostro Floriano Beltrami. Sembra che il tempo adesso perlomeno sta piovigginando, la pioggia non è più così intensa come nel momento dell'inizio della gara, però certamente resta il fatto che il terreno è abbastanza viscido, scivoloso, e dunque si può anche, spesso e sovente è capitato però senza conseguenze, scivolare e procurarsi qualche sbucciatura. Niente di grave. Allora, facciamo così, lasciamo scorrere ancora un po' di immagini prima di tuffarci al traguardo per vedere com'è andata la gara, quarta prova del Fosso Bergamasco, la Val Brembo al galoppo, organizzata dagli amici Fodipè. Ed eccoci qua, sono passati 26 minuti e qualche secondo dal momento dell'inizio della gara, quando Yassin Razgani del Centro Sportivo San Rocchino,
con il tempo di 26:48 va a chiudere vittorioso questa quarta prova del Fosso Bergamasco. Al secondo posto Mattia Bertocchi, grande prova per lui dei DK Runners di Milano. Terzo si profila a poche decine ormai di metri dal traguardo, sì, è l'atleta del GAV Alessandro Spanu. Terzo e sicuramente buona prestazione anche per lui, 27:16, poi quarto Antonio Belotti, quinto Livio Rinaldi e poi sesto posto per Cristian Terzi, a seguire poi Claudio Del Moro, Thomas Capponi e vedete continuano gli arrivi con Mauro Arnoldi. Thomas Capponi è arrivato adesso e questi dovrebbe essere Mauro Arnoldi se non vado errato. Esatto, eccolo qua inquadrato col 458 al nono posto e al decimo posto Giorgio Soldani. Poi naturalmente vi sarò più preciso per quanto riguarda appunto l'ordine d'arrivo anche per categoria, comunque per anticipargelo, categoria B, vincitore di categoria A, vale a dire giovane. La categoria dei giovani, poi ci sono due atleti della categoria B, Bertocchi e Spanu, ma come ho detto vi sarò più preciso più avanti per raccontarvi com'è andata nelle varie categorie, per dirvi anche della classifica dopo quattro prove del Fosso Bergamasco. Siamo ancora nel momento cruciale dell'arrivo, vedete, stiamo naturalmente aspettando la prima della categoria femminile, ma sono ancora pochi gli atleti giunti al traguardo, anche se Simona è sicuramente, che è attesa proprio lei, è sicuramente la più attesa e quella più in forma di tutti, mentre vediamo col 757, se non vado errato, se non ho visto male, però potrei anche sbagliarmi, mi è apparso 757 o il 770, un atleta, non so, perdonatemi se ogni tanto ho degli svarioni, ma devo leggere il numero per gli atleti che non conosco personalmente a cui fare riferimento. Siamo in attesa sempre di vedere la prima, mentre arriva ancora un atleta del GAV, la prima della categoria femminile. Qui arriva con l'800 804, se non ho visto male. Ripeto, sempre tutto con il beneficio di inventario quello che vi sto raccontando, perché ripeto, devo guardare ai numeri e fare riferimento ai numeri per raccontarvi esattamente l'ordine d'arrivo. Con il 281 abbiamo visto un altro arrivo di un atleta che conosco. Vediamo se si intravede l'arrivo di, in mezzo ormai adesso qui gli arrivi cominciano a diventare davvero parecchi, di Simona Milesi, che non compare ancora. Eccola qua Simona Milesi, vincitrice. E ha dato bello questo gesto atletico, la mano a Daniele Pescosolido dei Runners di Bergamo. Lei è arrivata 61esima, dunque ancora una volta dell'atleta che difende, e lo voglio ricordare, i colori dell'atletica Valle Brembana del presidente Ferrari. Adesso dobbiamo aspettare l'arrivo. Seconda al femminile, la segnalata sul percorso Luisa Gelmi, vediamo se riusciamo a cogliere le immagini che ci raccontano, ci parlano proprio di questo. Naturalmente poi qui la perizia del nostro Floriano Beltrami è quella di andare a cogliere un po' tutti gli arrivi, non sempre ci riesce, ovviamente. L'arrivo della Gelmi è sfuggito, perlomeno è sfuggito alla mia vista. Comunque lo ricordo, Luisa Gelmi che difende Gav Vertova, vediamo, non mi pare sia ancora, perlomeno non l'ho vista di sicuro. Comunque lei è andata a piazzarsi al secondo posto al femminile, è giunta Luisa Gelmi 75esima, dunque nemmeno troppo lontana. Mentre qui arriva un'altra atleta per quanto riguarda il settore femminile, e si tratta, se non ho visto male, di Silvia Cuminetti, 86esima, anche lei difende Gava Vertova. Questa è Lilia Rita Quadri, che come al solito è fra le protagoniste, nonostante mi perdono se lo dico, non sia più una giovincella, ma
sicuramente è sempre un atleta di un certo interesse in cerchio e riesce sempre a mettere il suo, diciamo così, zampino, se così lo vogliamo chiamare, come protagonista. Prima di lei era arrivata al quinto posto anche Chiara Milanesi dei Runners di Bergamo. Al momento la classifica assoluta è 107esimo, mentre Lilia Ritaquadri 116esima, e poi via via tutte le altre, Daniela Rota 121esima. Come vi ho detto, per quanto riguarda le classifiche vi sarò più preciso magari delle premiazioni che il nostro Floriano ha colto. Intanto arriva anche Mangili e poi tutti gli altri, e vi documenterò anche la classifica per categoria, ma soprattutto la classifica assoluta dopo le quattro prove del circuito, ora del circuito, chiedo scusa, Fosso Bergamasco 2018. Giunto alla diciottesima edizione che è partito, lo ricordo, con il botto, con tantissimi atleti, lo dobbiamo dire, prima, così come è successo anche alla seconda, come a dire, insomma, anche alla terza, come a dire, insomma, che la voglia da parte di questi ragazzi di correre, di essere più o meno protagonisti, c'è ancora, nonostante possano capitare serate come questa, anche se adesso non piove più, o perlomeno piovigina solamente. Dunque il clima, tanto arriva Bazzana, il clima è certamente in questo momento sopportabile, anche se le strade sono bagnate. Bene, qui adesso andiamo a staccare un momento il nostro commento, qualche attimo di accompagnamento, se vogliamo, musicale, e ci risentiremo tra poco per le considerazioni del dopogara.
gara. Siamo a quota 285 arrivi. We'll be right back.
la competizione sta per chiudersi, mancano, diciamo così, quelli che sul traguardo devono ancora concludere la sua prova senza nessuna ambizione, anzi concludono, come vedete anche questa signora, questa atleta che conclude col sorriso sulle labbra. Siamo alle soglie dei 50 minuti di gara, poi andremo verso i 54-55 minuti. Comunque ormai gara conclusa. Come vi dicevo, fra poco noi vedremo la classifica per categorie e vi documenteremo su questa quarta prova del circuito Fosso Bergamasco 2017, giunto alla 18ª edizione. Siamo a Val Brembo, come vi dicevo, vedete una inquadratura della chiesa parrocchiale da parte del nostro bravissimo Floriano, che ha voluto essere lì fino alla fine, accogliere un po' tutti. Del resto, essendo da solo, non ha potuto davvero dare e cogliere tantissime immagini. Vedete, siamo alle soglie, anzi abbiamo superato in questo preciso istante 54 minuti di gara, 18 minuti, anzi 28 minuti, chiedo scusa, la matematica non è mai stata il mio forte, come tutto il resto, e vedete 61 minuti qui. Dunque Turri arriva a concludere, Celeste Turri va a concludere la sua prova. Il tempo non lo contiamo più, 1:12, altro che 61, avevo visto male. Comunque anche lui conclude la sua prova e adesso andiamo con le premiazioni presso, a seguire le premiazioni al coperto presso una tensostruttura messa a disposizione dal comune, credo, non solo, eccola qua, per questa manifestazione, ma anche per altre manifestazioni, struttura al coperto dove ci saranno le premiazioni e dove attraverso le quali io vi sarò un pochettino più preciso per quanto riguarda le classifiche per categoria. Ricordo soltanto che è la quarta prova, la prossima, la quinta, sarà in quel di Bariano. Noi ve la proporremo naturalmente, come ormai è consuetudine, visto ancora con grazie alle immagini di Floriano, appunto avremo anche questa possibilità. Qui c'è la vestizione di maglia, della maglia di leader della classifica, con Simona Milesi che la veste per la quarta volta consecutiva. Questo lei è la più in forma, lo dobbiamo dire assolutamente, del lotto delle partenti e soprattutto in ambito femminile, anche oggi, questa serata, insomma 61esima assoluta, ed è davvero un gran bel risultato. E adesso andiamo a darvi, ad iniziare, credo che le premiazioni proseguano con la parte femminile. Vediamo, sono premiate le prime di ogni categoria, qualcuna che ha dovuto andarsene alla svelta. Ecco, qui siamo già alla categoria G, quella proprio ancora di Simona Milesi. Naturalmente prima però c'era la categoria F, dove ricordo, ecco, consegniamo che la vittoria è andata a Sara Panzeri dei Runners di Bergamo, che ha chiuso al 45esimo posto assoluto davanti alla compagna di squadra Veronica Quadri, seconda dunque della categoria F, quelle più giovani per intenderci, e al terzo posto Giulia Oberti del Scanzo Rosciate, che è giunta 302esima, prima devo correggermi, Sara Panzeri è arrivata 202esima, qua Veronica Quadri 261esima e Oberti Giulia 302esima. Questo per quanto riguarda la categoria F. Adesso andiamo a vedere la categoria G, dove avete visto soltanto parzialmente il podio. La vittoria è andata a Simona Milesi dell'Atletica Valle Brembana, prima assoluta, seconda Chiara Milanesi dei Runners Bergamo e al terzo posto Daniela Rota, che non difende i colori di nessuna società, lei è libera, come si dice. Poi andiamo nella categoria H, dove Lilia Rita Quadri, qui stiamo vedendo però, mi pare, la premiazione, se è giusto, ovviamente sono state invertite, non cambia assolutamente niente. Queste sono le premiazioni per quanto riguarda la categoria G, mi pare. Vediamo,
vedo di capire, chiedo scusa se non riesco a, naturalmente io qui non c'ero e non posso raccontarvi molto, qui stanno premiando le prime 5. Allora, per quanto riguarda la categoria H, la prima sul traguardo è stata Lilia Rita Quadri, seconda Monia Cerbis, terza Nadia Calvi, al quarto posto invece si è piazzata Elena Mattu e quinta Sonia Opi. Qui ancora le premiazioni, probabilmente ho saltato qualche passo, il nostro naturalmente Floriano ha colto le premiazioni un po' di tutte e qualche confusione l'ho pur fatta anch'io. Ecco, no, arriva adesso Lilia Rita Quadri, del resto prima abbiamo visto sulla sinistra al secondo posto Monia Acerbis. Questa è la premiazione della categoria H, nessun problema. Poi quarta la Mattu e quinta Sonia Opi, la vedete a destra del teleschermo vicino al terzo gradino del podio. Sul terzo posto invece c'è Nadia Calvi che ancora una volta sale sul podio, mi pare che lo faccia per quanto riguarda la sua categoria dall'inizio della manifestazione. Un abbraccio fra le prime, ci sono naturalmente in questo abbraccio anche tutte le partecipanti e adesso con il nostro commento andiamo avanti, andiamo a vedere le categorie maschili. Le categorie maschili con le immagini, vediamo se questa volta riesco a rimanere sintonizzato. Quello lì è il portacolori della del Gav Vertova Spanu e adesso vi do appena riesco a trovare dettagli, anche perché qui sono veramente tante, tanti fogli a cui devo affidarmi e naturalmente non vorrei sbagliare e soprattutto ancora una volta commettere, eccola qua, la categoria B, quella che stiamo vedendo, dove c'è sul gradino più alto del podio Mattia Bertocchi dei Runners di Milano, al secondo posto Alessandro Spanu, terzo Cristian Terzi. Qui invece siamo nella categoria C, quella categoria A, chiedo scusa, dei più giovani, se non vado errato, no, ci sono altre premiazioni, non riesco a decifrare di che premiazioni si tratta, comunque non cambia molto, premiazioni un po' per tutti. Allora io farei così, direi di partire dalla premiazione della categoria, dalla classifica della categoria A dei più giovani nell'ambito maschile, dove ha vinto Jassin Rasgani del San Rocchino, vincitore assoluto, davanti a Federico Baracchetti del Gav Vertova. Al terzo posto Walter Testa dell'Atletica Valle Brembana, quarto poi Simone Oprandi e quinto Jassin Calfagui dell'Atletica e del pool delle società di atletica. Per quanto riguarda la categoria B, adesso il primo posto lo riconfermiamo per Mattia Bertocchi, secondo Alessandro Spanu, terzo Cristian Terzi, li abbiamo già citati, dell'Atletica Valle Bergamasca, Spanu del Gav, quarto Thomas Capponi e Rannes Bergamo, che ha preceduto il compagno di squadra Giorgio Soldani. E adesso andiamo avanti, sempre con le categorie maschili, andiamo nella categoria C, dove sul gradino più alto del podio sale Antonio Belotti del Paratico, davanti a Livio Rinaldi dell'Atletica Valle Brembana, terzo Claudio Del Moro del Paratico ancora e quarto poi Mauro Arnoldi e dei Runners Bergamo, che ha preceduto il compagno di squadra Claudio Manzoni, quinto poi ancora altri atleti come Traini, Locatelli e così via, tutti dei Runners di Bergamo. Andiamo ancora nella categoria, la categoria C vi ricordo che è anche la più frequentata fra tutte, andiamo nella categoria D, dove qui sul gradino più alto del podio sale Paolo Tomasoni chiedo scusa, dell'Atletica di Lumezzane, davanti a Marco Gaviraghi della Polisportiva Dipo, terzo posto per Massimo Camozzi dell'Atletica Valle Brembana, quarto Cesare Tresoldi dei Runners di Bergamo e quinto Michele Bigoni della Recastello. Questa è la classifica D, adesso abbiamo ancora una categoria, la E, quella dei meno giovani, vorrei essere comunque in forma come loro,
dove Maurizio Noris dei runner di Bergamo ha chiuso al primo posto davanti a Gianfranco Mazzucchelli della Team OTC SSD. Non so di dov'è questa società, mi pare di sentirlo per la prima volta, Mazzucchelli. Terzo Giuseppe Fagiani dei Bigacce Deila. Quarto posto per Flavio Mangini dei Runners di Bergamo. E al quinto posto Giovanni Capasso dei Running di Torre de Roveri. Questa è la classifica E della categoria E. Vedete anche Alex, il nostro fotografo ufficiale del sito del, chiedo scusa, del Fosso Bergamasco. E dicevo, ultima premiazione. O perlomeno le immagini ci raccontano di questo. Vi ho già documentato tutto, non mi resta altro che ricordarvi che ci sarà proprio naturalmente in ordine la prossima gara, quella di Bariano, che sarà esattamente venerdì 26 di maggio. Per chi sta seguendo naturalmente le immagini, ricordo che noi ve le mandiamo qualche tempo dopo, avendo altri servizi che si accavallano nella data e nella giornata del mercoledì. Comunque, gara di Bariano, che sarà la quinta del calendario del Fosso Bergamasco 2017, e vi ricordo che le gare del Fosso sono ben 11 in questa 18ª edizione. Bene, andiamo ancora qualche attimo, vedete il podio della categoria, qui i massimi esponenti dell'organizzazione. Non abbiamo dobbiamo far altro che salutarvi dopo aver visto ancora queste ultime immagini, e ringraziare per in primis il nostro davvero Floriano Beltrami, che ancora una volta è stato capacissimo di documentarvi questa quarta prova dell'edizione 18 del Fosso Bergamasco, gare di corsa su strada nei paesi della Bergamasca, della Bassa Bergamasca. E dunque andiamo a concludere ricordandovi ancora la prova di Bariano per tutti voi, ma naturalmente ricordando anche che il Fosso proseguirà poi con la gara di Torre Boldone, quella di Treviglio, quella di Spirano, di Zanica e via via a concludere. Grazie ancora a Floriano Beltrami per le sue immagini e a tutti voi che ci avete seguito. La più cordiale buona serata e a risentirci.